Impazza il calciomercato quando mancano 180 minuti alla fine del girone d'andata. Il principale verdetto di mezza stagione è stato già emesso con il notaresco campione d'inverno, ma la squadra di Magnoli, se vuole la C, non può permettersi di rifiatare e già domani mirerà ai tre punti ospitando il Savigniera San Giustese. In settimana un addio pesante, quello dell'esperto portiere Paolo Ginestra, offerta irrinunciabile dalla Fermana. È tornato il 99 Michele Monti, che domani sarà tra i pali. La società sta valutando anche un profilo over tra l'ex Chieti Vanofeola e l'ex Teramo Liss Gomis, entrambi reduci da infortuni. Magnoni sarà privo degli squalificati Frulla e Di Stefano. L'unico derby di giornata è quello del Mariani Pavone, dove il Pineto ospita il Giulianova. Due squadre appannate. I giallorossi devono dimenticare in fretta il match perso al Fadini col Notaresco, con tanto di coda polemica per l'arbitraggio. Proteste costate tre giornate di squalifica al tecnico Federico Del Grosso, che dunque non sarà in panchina. Squadra rivoluzionata in settimana. Dopo le partenze di Moi e Fioretti ci sono state quelle di Dolce, Fazzini e Bardelli. Si riflette nei prossimi giorni sulla posizione di Suriano, Bifulco e Antonelli. Torna al Giulianova Alberto Torelli, giallorosso la scorsa stagione. Nuovi innesti sono tre under: il terzino scuola Pescara Matteo Gifford, il portiere Matteo Luppi dal Chieri e il centrocampista Giuseppe Di Salvo dal Foggia. Urge una reazione in casa Pineto. Dopo la giornataccia col Monte Giorgio e il pari di Agnone è giunta la cocente eliminazione di Coppa ad opera di un Tolentino chiaramente inferiore. Il presidente Brocco non è soddisfatto, ma continua a non lesinare sforzi per risalire la classifica. Ieri è stato tesserato l'esterno Daniele Simoncelli dal Monterosi e si pensa anche all'ex Francavilla Ezechiel Banegas. In uscita Stefano Sarrizzo, seguito dal Chieti. Potrebbe andare via anche Amadio. Per la gara di domani out Pepe, squalificato, recupera Speranza. Non sarà partita semplice, perché Giulianova vede una sconfitta nel derby con il Notaresco, quindi una squadra che ha delle buone individualità, quindi è un derby. Noi dobbiamo ripartire da quelle cose buone fatte, però poi lì davanti, lì poi ci vuole qualcosa in più per fare gol. Purtroppo è andata così, però già proiettati alla partita di domenica. Dopo aver ritrovato la vittoria contro la Jesina, il Chieti continua ad essere attivissimo sul mercato e guarda con fiducia la trasferta di domani a Tolentino per quello che è uno scontro diretto. In settimana gli innesti del portiere Piero Tano dal Campobasso e l'attaccante Gaetano Palmisano dal Bitonto. Il colpo a sensazione però è il bomber Andrea Sivilla, vera e propria macchina da gol del girone, il quale sta uscendo da un lungo infortunio al piede. I nuovi sono già a disposizione dell'allenatore Pino Di Meo. Match determinante quello col Fiuggi per il tecnico dell'Avezzano Andrea Liguori. In caso di stecca, l'ex vice di Marco Simone sarà sollevato dall'incarico. Nel caso non è da escludere un ritorno di Meco Monaco. In settimana i marsicani hanno dato l'addio agli attaccanti Marco Gaeta e Alessandro De Costanzo. Operazione importante in entrata quella del trentenne attaccante Luciano Rabbeni dal Biancavilla. Nel Fiuggi mancheranno gli squalificati Buongarzoni e Scalon. Due colpi a sensazione sono stati piazzati dalla Vastese: il ritorno del play Federico Pizzutelli, a Vasto due stagioni fa e che arriva dal Campobasso, e il difensore ex Chieti e Virtus Lanciano Nicolas Di Filippo dall'Andria. Due innesti che elevano decisamente la qualità di una rosa talentuosa, andando a colmare delle lacune nei rispettivi reparti. Contro un Cattolica reduce dalla prima vittoria ma sempre all'ultimo posto, domani all'Aragona c'è l'imperativo della vittoria, squalificato Cardinale. Però ecco, l'importante è che queste settimane i ragazzi hanno voltato palla e hanno preso la partita di Materia come una gara a parte, che non fa parte del loro modo di fare, di giocare, e questo ci aiuta a preparare meglio la partita di domani, che è una partita che sulla carta può sembrare più abbordabile, però su questo mi aspetto maturità da parte del gruppo, proprio perché noi sulla classifica siamo davanti, loro sono giù in fondo, e quindi sarà un bel test proprio per vedere la nostra maturità.